Laura Pausini nasce a Faenza il 16 maggio 1974. È la primogenita del cantante di piano bar Fabrizio Pausini e della maestra d'asilo Gianna Ballardini. Ha una sorella di nome Silvia, più piccola di 3 anni. Pur non avendo mai preso lezioni di canto, si esibisce fin da piccola nel coro della chiesa. A 8 anni canta Dolce Remi davanti al suo primo pubblico, quello di un ristorante dove si esibisce il padre. Affianca gli studi alle serate con il papà e intanto partecipa a vari concorsi in Emilia-Romagna. Dopo aver raggiunto le selezioni finali di Castrocaro, ottiene un contratto discografico e partecipa al Festival di Sanremo nel 1993 con La Solitudine, con cui vince nella sezione giovani. È nata una stella. Faccio l'amore con la mia musica e fare l'amore è una gran bella cosa. Laura registra il suo primo album di notte perché di giorno deve finire il liceo. Dopo essersi diplomata va in tour e comincia la sua vita di straordinario successo e popolarità, prima in Italia e poi in tutto il mondo. La voce, la simpatia e la straordinaria comunicativa fanno di Laura la cantante italiana più conosciuta al mondo, con oltre 40 milioni di copie vendute in 20 anni di carriera grazie a brani come La mia risposta, Fra te e il mare, Resta in ascolto e tanti altri. Fra i tanti premi vinti nella sua carriera, vanno ricordati i 4 Latin Grammy Awards, conquistati tra il 2005 e il 2009. Nel 2006 è stata anche insignita del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana. Odio le cose che nel mondo non vanno, non mi do mai per vinta e sono un ottimista instancabile. Laura Pausini è una vera star nei paesi latini e ha avuto il coraggio di rinunciare a inseguire il successo negli Stati Uniti nel 2002 con l'album From the Inside, perché in disaccordo con le scelte artistiche che il mercato locale voleva imporle. Da sempre impegnata in operazioni di beneficenza, ha guidato il progetto Amiche per l'Abruzzo, che nel 2009 raccoglie fondi per la popolazione terremotata con un maxi concerto per sole donne consumatosi allo stadio di San Siro. Legata sentimentalmente al chitarrista Paolo Carta, ha interrotto un world tour appena ha saputo di essere incinta della figlia Paola, nata l'8 febbraio 2013 a Bologna. Essere innamorata significa fregarmene di tutte le regole, quelle che ci fanno ragionare troppo.